Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Festa da 10, non altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo che ti metto allo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. Sono arrivato a Bologna. 666 arcate, 24 torri, 38 chilometri di portici e sotto i portici le osterie. Le vecchie osterie, dove una volta si mangiava in posti un po' naif, tovaglie a quadretti e si bevevano fiaschi di vino. Quelle delle tagliatelle, i tortellini in brodo, le lasagne al forno e la mortadella. Ma che cos'è oggi l'osteria a Bologna? Sono qui per scoprirlo, perché quattro osti hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior osteria di Bologna. Osti, preparatevi, sta per iniziare la sfida. Scegli i superpoteri della fibra TIM da 29,90 euro. I minuti e giga per il tuo smartphone sono in regalo. Solo con TIM. Vieni nei negozi TIM o chiama il 187. Andiamo a conoscere la prima ristoratrice in gara. Si chiama Elisa e la sua osteria è un'istituzione a Bologna. Sono Elisa, sono la titolare dell'osteria Trattoria da Me, è la trattoria della mia famiglia. Quando ho pensato ad me, ho pensato veramente di aprire la porta e dire: ok, signori, accomodatevi, questa è casa. Ho continuato quello che era la regola aurea della trattoria, quindi il ragù, i tortellini, tutto quello che sono i piatti tipici bolognesi li trovate assolutamente. Un po' saporito, mettimi un altro po'. Sono la testa di da me. La notte mi vengono i miei pensieri, cerco di creare il piatto che a me piace personalmente, dopodiché lo studio con i miei ragazzi. No, troppo morbida, no, rifammela. Lavoriamo, lavoriamo, finché all'assaggio non dico: ok, è questo quello che avevo in mente. Muy bien! Vincerò perché siamo una squadra piena di passione ed è giusto che nella vita venga premiato, quindi vinceremo noi. Alessandro, molto piacere. Piacere, Elisa. Andiamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Elisa, da quanti anni esiste il tuo locale? È stato aperto dai miei nonni nel 1937. Era la classica osteria bolognese. E oggi com'è? Come principio è lo stesso. Cioè, io la definisco una trattoria del 2017. Niente di più e niente di meno. Adesso incontreremo Lamberto, un oste che adora mangiare fuori, tanto che ha deciso di aprire un ristorante più da cliente che da ristoratore. Sono Lamberto e sono l'oste dell'osteria al 15. La vera osteria bolognese deve essere così. È un posto dove tu entri e ti senti bene. Io sto ai tavoli, io chiacchiero, a me piace molto il rapporto con la gente, fra l'altro mi diverto molto perché noi abbiamo tanti giovani. Penso di essere un oste con la risposta pronta, anche pepata se serve. Brodo troppo? Troppo grasso. Troppo grasso il brodo. Avevano detto che era una dieta. La mia cucina è una cucina bolognese adattata. Su tutta questa diatriba, come la cotoletta, come il tortellino, deve essere buono. Facciamo le polpette più buone del mondo. Vincerò perché so la forza della mia osteria alle spalle. Sono tutti i miei gufetti. Se ognuno porta la sua fortuna, non abbiamo dubbi, vinciamo noi.
Buongiorno. Lamberto, carico? Carichissimo. Andiamo. Ci crediamo. Ciao. Lamberto, come definiresti la tua osteria? La mia osteria è un'osteria all'antica, vecchia, come viveva mio padre, come ho vissuto io fino ai 20 anni, perché le osterie di Bologna erano la Briscola, l'altra 7, i vecchi che fumavano. Molto bene. Vediamo adesso chi sarà a bordo. Sono Edoardo, e sono un oste e sono il proprietario dell'Osteria della Lanterna. Sono cuoco, qua nel locale mi occupo della gestione, degli ordini. La forza della mia osteria è una cucina vera, senza troppe decorazioni, troppi fronzoli. È il più buon ragù di Bologna il tuo. Puntiamo molto sulla qualità, facciamo tutto noi, dalle lasagne, i tortellini, le tagliatelle, dolci, viene fatto tutto qua dalla A alla Z. Vincerò perché ho 25 anni. E di miei coetanei che gestiscono un'osteria, comunque che funziona, non ne conosco. Quindi quello può essere un punto a mio favore. Edoardo. Ciao. Piacere. Sei giovanissimo. 25 anni. Caspita che bello. A bordo. Edoardo, che stile ha la tua osteria? Facciamo cucina prettamente tradizionale, più qualche altra cosina diversa, come può essere, non so, una tagliata di pata negra, per non fare le solite cose classiche da osteria. Mi sembri un tipo con le idee chiare. Osti, non ci resta che scoprire l'ultimo ristoratore in gara. Un tipo, direi, estroso. Si chiama Piero e fa il servizio in sala rigorosamente in doppio petto. 1, 2, 3, 4. Mi chiamo Piero. Ho 42 anni, gestisco l'osteria 3.0 del cambio e sono l'oste più elegante di tutta quanta Bologna. Tesoro, guarda che io non mangio un c***o per stare in doppio petto. 3.0 perché è un'osteria estremamente evoluta, moderna, frizzante, esattamente come siamo noi che lo gestiamo. Grande, vero? Cerchiamo di rimanere il più possibile fedeli alle ricette tradizionali di una volta. Noi facciamo la migliore cotoletta di tutta quanta Bologna. Per me l'osteria è un palcoscenico, dove andare in scena praticamente tutte quante le sere con un unico scopo, rendere felice il cliente che sta partecipando a un grande spettacolo, che è quello della cucina bolognese. E se non vinceremo sicuramente saremo i più belli e più eleganti degli altri. La sfida per la miglior osteria di Bologna sta per cominciare e Piero è pronto ad alzare il sipario e mettere in scena il suo spettacolo culinario nel ristorante Al Cambio. Ristoratori, siamo di fronte al ristorante di Piero, ristorante Al Cambio. Edoardo, che tipo di osteria è secondo te? L'entrata con queste piante, un po' fredda per quello che è il mio stile, ecco. Non ha un'entrata rustica come può avere magari un'osteria. A me l'ingresso piace molto, molto sulla strada, e questa è una strada veramente tanto, tanto trafficata. Alessandro. Come stai? Bene, benvenuti. Saluto l'Elisa. Ah, vi conoscete? La conosco, è una mia carissima cliente. Guarda, piacere. Piero. Lamberto. Piacere. Ciao. Piero. Piacere. Venite pure, accomodatevi, faccio strada, prego. Piero è simpatico, è dinamico, è un bel personaggio. Ristoratori, siamo alla ricerca della migliore osteria di Bologna. Alla fine di ogni cena dovrete dare il vostro voto da 0 a 10 per le 4 categorie: location, menu, servizio e infine il conto. Vi ricordo che ci sono in palio 5.000 euro da investire nelle vostre attività. E vi ricordo anche che io posso assegnare un bonus di 5 punti dopo avervi valutato su una specialità che vi accomuna tutti quanti qui a Bologna: il ragù. Piero, io e te ispezioniamo le cucine, mentre voi ispezionate la sala. Secondo me non è un'osteria. Entri, ti viene da parlare sottovoce. Posateria d'argento, fiori sul tavolo. È un ristorante lussuoso. Magari è un'osteria a doppio petto. È un'osteria a doppio petto, sì. Questa è la cucina del Regno del Cambio, dove nasce tutto. Una cucina vissuta. Ah, la meraviglia. Ah! Ah, meraviglia. Sulla pulizia qualche osservazione ce l'ho. Grasso. Mi toccherà sicuramente vigilare con non più un occhio, 2, 3, 4, 5, affinché le cose vengano fatte bene.
Un ambiente luminoso, pulito. Le sedie fatte così a poltroncina. In un'osteria è più normale trovare delle sedie con la seduta in paglia, diverse fra loro, una magari un po' rotta. Eccolo qua, il ragù alla bolognese, oggetto del bonus di 5 punti. Ci siamo adeguati molto alla tradizione, quindi un soffritto di sedano, carota, cipolle, misto tra manzo e maiale e concentrato di pomodoro. Ha un aspetto e un profumo. Assaggiamo. Piero, voglio assaggiare la cucina del Cambio. Vado a tavola. Pronti. Buon lavoro. Il ristorante al Cambio è raffinato e rispecchia l'eleganza in doppio petto di Piero. Secondo i ristoratori, però, è un po' troppo formale per essere un'osteria bolognese. Ora la curiosità è tutta per il menù. Eccoci qua, ragazzi. Benvenuti, Piero, a tutti qua. Quanti. Isa, prego. Grazie. Prego. Sì. Fuori menù abbiamo anche una portata di pesce ed è un filetto di branzino accompagnato da un battuto di broccoli e alici. Buona lettura. Piero è sempre attento, è sicuramente un puntiglioso, gli piace quello che fa, si vede. Ma senti un po', di come sono venuti vestiti i nostri clienti, ne vogliamo parlare? Sembravano più per l'altro programma televisivo. Edoardo, l'offerta? L'offerta limitata, comunque giocheranno molto sulla freschezza degli alimenti. Le cose principali, bolognesi, diciamo, tradizionali, ci sono. Allora, posso disturbarvi? Io prendo la panna cotta e di secondo il fuori menù. Tortellino. Perfetto. Doppio brodo di carne, come una volta. Esattamente. A seguire, cotoletta alla bolognese. Io prendo, insieme a Alessandro, facciamo i salumi e poi la tagliatella alla bolognese. Ma io mi prenderò invece il passatello asciutto con un ragù di cortile. Ok, grazie mille. Comanda. Comanda. Questa è la comanda. Via, marciamo. Non dobbiamo stupire nessuno perché siamo già bravi così. Osti, un brindisi alla miglior osteria di Bologna. E i tortellini, se ti piacciono? Va bene. Andiamo. Via. Eccoci. Io ho la tua panna cotta, squacquerone e pere. Tortellino in brodo. Mio, grazie. Lasciamo il salume centrale qui e la giardiniera fatta in casa da noi. Non mi è piaciuta tanto la mossa comunque di versare il brodo. È rimasto sconvolto dal bricchetto a parte del brodo. Io immagino mentre porto nel tortellino, sì, completamente immerso nel magari brodo con più piatti e tutto il piatto, esatto, sporco, no, intorno. Ma va là, no, no. Domani per dispetto gli ordini i tortellini in brodo. A me la presentazione piace, è pulita, bella la pera tagliata così sottile. La cosa che mi è saltata all'occhio sono i tortellini. È un tortellino che a Bologna difficilmente incontri. Sono veramente tortellini chiusi con il mignolo. Piero, dimmi pure. Una curiosità, fatti a mano. Sì, assolutamente sì, per forza. Chiusi con il mignolo, perché così piccoli altrimenti non forza avrebbero modo di, esatto, di poter essere. C'è tanta, tanta tecnica, c'è tanta sapienza dietro, c'è esperienza. Cioè, e vai. E te pensavi che ti dassimo, amore? Il meglio. Elisa, panna buona cotta, pere. È talmente buona che io l'ho copiata, quindi sarei falsa e Giuda se dicessi il contrario. Questo a me sembra più una cosa da ristorante cinese. Questo prosciutto buonissimo, questo salame buonissimo, questa coppa di testa buonissima, però un piatto nero a girare non è un tagliere, oppure non è il piatto della nonna. L'assaggio del tortellino a Bologna è i tre tortellini. È il vero tortellino, questo bisogna dargliene atto, è questo qua. Deve essere della misura dell'ombelico di Venere. Ah, oh, che fatica essere l'osteria di design. Mamma mia, con i piatti di design. Via, si va in scena? Isa, io ho il tuo filetto di branzino con battuto di broccoli e alici, la tua tagliatella al ragù, il passatello asciutto con ragù bianco di cortile e la nostra cotoletta alla bolognese. Buona grazie continuazione. Elisa. Buono, i broccoli sono perfetti, belli saporiti, ci sta benissimo il pomodoro secco, è croccante la pelle, morbidissima la carne, perfetto il broccolo. Edoardo. Buona, un po' diversa da come la faccio io, poi anche qua ci sono diverse correnti di pensiero, chi preferisce farla col maiale, chi la vuole fare con l'ombo di vitello, esce un po' dal, magari dalla tradizione, da quello che uno si aspetta con una cotoletta alla bolognese, quindi è una rivisitazione.
Lui c'è rimasto quando ha visto la cotoletta con l'osso. Con l'osso? Beh, chissà cosa si aspettava di mangiarla alla milanese. Lamberto, voglio sapere la tua opinione sulla tagliatella al ragù. Allora, questa è una tagliatella ragù che io torno a mangiarla. Il ragù mi è piaciuto, le tortelline tagliatelle ai primi sono quelle. Se vado a Roma prendo una carbonara, se sono a Bologna prendo le tagliatelle, così via, insomma. Ricordo assolutamente un ragù casalingo, poco unto, però come diceva mia nonna lascia il sole nel piatto, perché c'è il colore del sole, il sole nel piatto. Ragazzi, Bologna, il sole nel piatto. Andiamo a sorridere ai nostri clienti. Siete in quattro, io vi farei assaggiare tutte e quattro i dolci a questo punto, tanto. Mi trovi. Vado. Vai, prego. Torta di riso, gelato di crema, zuppa inglese e per te, Alessandro, abbiamo preparato il latte in piedi della tradizione. Latte in piedi. Il mio preferito. Lo so, per quello l'ho data a lui. Abbiamo portato piatti belli da vedere, buoni, li abbiamo serviti come andavano serviti. Giusto. Poi diranno, Dio, che formalità, un'osteria non deve essere formale di su di giù. Non è vero. Poi ti vai a sedere da loro, spendi lo stesso, vieni trattato pure abbastanza de merda, ma Lamberto, ti vedo perplesso. È molto dolce, un po' stomachevole. Il mio dolce, anche quello, è lontano dalla tradizione. Per me c'è un po' troppo al kermes. Torta di riso. Non è che sono un amante della torta di riso, però anche quella, ragazzi, è fatta bene. Stasera si sbozza! Grazie. Prego. Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera qui da Piero? Osteria del Cambio. 170. 163. 180. Signori, abbiamo speso 148 euro. Tanto poco, giusto? 148 euro rimango. Pensavo di più. Edoardo? Coperto non c'è comunque. Il conto per me è stato fatto un po' una furbata. Se uno non aggiunge i coperti, che in menù ci sono, non aggiunge pane fatto in casa, che in menù c'è e non aggiunge l'acqua, che in menù c'è, mi sono un attimo sentito preso in giro. Avrete modo di esprimere il vostro voto da 0 a 10 sulle quattro categorie, che vi ricordo sono location, menù, servizio e infine il conto. Vado a prendere i taccuini? Sì. Sì? Alla location ho dato 6, 10 come ristorante e 1 come osteria. La media avrebbe fatto 5, la mia ripromessa di andare in sufficienza gli ho dato 6. Al menù ho dato 7 perché piatti buoni, però non da 10. Al servizio ho dato 7 perché secondo me lui è stato molto carino, cortese. Al conto ho dato 6 perché è assolutamente equilibrato. Mancava il discorso del coperto, però insomma credo che sia stata una dimenticanza. Piero è un oste in doppio petto. Il suo fare estroso e chic ha dato un tocco originale alla serata. Il mio primo ragù, oggetto di bonus, non è male. Giusta la quantità di sugo. Vediamo come se la cavano gli altri sfidanti. Il ristorante Al Cambio ottiene 76 punti. La location elegante e il conto proposto da Piero hanno suscitato sensazioni contrastanti negli osti. Riuscirà Piero a guadagnare il bonus di 5 punti sul ragù? Passando per strade, stradine, vicoli e portici, la sfida tra le osterie di Bologna raggiunge il centro storico. Siamo all'Osteria della Lanterna. Osti, è la nostra seconda cena. Siamo di fronte al ristorante di Edoardo, l'Osteria della Lanterna. È il nome che l'ha ripreso probabilmente da quella vecchia lanterna. Probabilmente sì. Non so se è la lanterna che dà nome al luogo o il luogo che ha montato una lanterna, però carino. Ci entrerei. Buonasera. Edoardo, 25 anni, devo dire una bella grinta, ha tutta la mia stima. Io e Edoardo andiamo in cucina, buona ispezione. Grazie. Grazie. Guarda il tema delle lanterne che si ripete. È come piace a me, come arredamento, troppo ordinato però. Preciso, come, in stile come Edoardo. Esatto, precisino. È in stile Edoardo. Esatto. Quanti anni ha questa cucina? Abbastanza. C'era già quando era qui mio papà, nell'85, quindi... Questo è un pezzo di storia. Ok. Però vedo che è tutto tenuto bene in ordine. Ci tiene molto lo chef. E anch'io, ovviamente. Che
cambiamo completamente stile di qua rispetto all'altra sala. Comunque per avere 25 anni è riuscito a non renderlo kitsch, perché poi sai, usare i pezzi vecchi non è semplice. O è antico dentro o è stato bravo ad essere antico fuori. Qua davanti a me vedo già il ragù. Che non può mancare. Che è anche oggetto del nostro bonus. Come lo fate voi il ragù? Classico fondo di sedano, carote e cipolla, fatto rosolare per bene, un po' di prosciutto. Olio extravergine o burro? Olio extravergine. Olio extravergine. Mi piace burroso. Edo, carico, io vado a tavola perché voglio assaggiare il tuo cibo. Il giovane Edoardo ha saputo giocare con il vecchio e l'antico nella sua location, raccogliendo i consensi degli altri osti. Non gli resta che confermare i giudizi positivi con la sua proposta culinaria. Buonasera. Edoardo, allora, buonasera, come stai? Nervoso? Bene, abbastanza. Molto mi bene. Mi sento sotto esame. Giusto che sia così. Ma lo sei? Ci sta. Edoardo è molto giovane, quindi ci sta. Grazie. Osti, l'offerta è un'offerta... Sì. Bolognese, un'offerta sì. Da osteria. Piatti come intendo io ce ne sono. Trovo molto più tradizione nei primi piatti, nei secondi piatti trovo tradizione solo nella cotoletta alla bolognese. È un'osteria che ancora non ha un'identità ben precisa. Siamo un po' in una via di mezzo, in un limbo. Caro Edoardo, io vorrei assaggiare il flan di parmigiano e pere caramellate e i ravioli ripieni di mozzarella di bufala e stracchino su crema di piselli e porri. La lasagnina la assaggiamo e dopo la cotoletta Bologna. Mi vuoi sfidare? Io scelgo le tagliatelle al ragù e okay. Il filetto di maiale con bacon, uva rosa e dragoncello. Tortellino in brodo. Ne voglio fare due primi. Tortellone di ricotta. Vediamo com'è la pasta ripiena. Perfetto. Grazie. Grazie a voi. Grazie, Edo. Luchino, allora, comanda. Mi raccomando. Ivanni, dai un tortellino per piacere. Tagliatellina al dente. Tagliatella ragù. Il flan. La lasagna. Tortellino, attenzione. Piatto abbastanza pesante. Bene. Buona cena. Grazie. Noto subito all'occhio che il ragù non è tagliato al coltello, ma macinato. È una pecca rispetto a tagliato al coltello? Macinato perde un po' di poesia. Ieri ragù, sono sicuro al 90% che fosse battuto a coltello. Davvero? A me piace il macinato proprio perché con la forchetta andare a cercare anche il ragù, mangi tutto assieme tagliatella con ragù. Se è tagliato al coltello magari ti viene voglia di lasciarlo lì, buono comunque, per mangiarlo col pane alla fine quella. Siccome anch'io non lo faccio tagliato al coltello, sono un grande difensore di questa cosa. Un piatto che mi è piaciuto molto e mi ricordano molto le tagliatelle che si mangiano in casa. Il sapore c'è tutto. Buone. Elisa. Il flan di parmigiano, più che gradevole. Se posso trovare una pecca, avrei preferito le pere tagliate in modo diverso, ma non casca al mondo. Osti, aspettiamo il secondo. Via. Allora, signori, raviolo, ripieno di mozzarella di bufala, cotoletta alla bolognese. Tortellone burro salvia e filetto di maiale. Buon proseguimento. Grazie. Osti, parliamo anche di impiattamenti. Poteva far meglio. La cotoletta con quel mezzo pachino messo lì e quella fogliolina è veramente vecchio, 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 vecchio stile. Osteria non è mai sinonimo di trascuratezza. Parliamo di questa cotoletta alla bolognese. Buona. A me la cotoletta piace, come diciamo a Bologna, bresca, cioè secca. Qua era più morbida. Edoardo, un secondo per favore, grazie. Com'è la cotoletta alla bolognese? Non troppo sottile, impanato solo una volta, sennò diventa tutto pane. È tipo orecchia d'elefante, come dire. Esatto. Queste diatribe mi piacciono. Voi l'avete in carta? Sì, eh. Sì? La cotoletta? Sì. Che spettacolo saranno quattro cotolette alla bolognese. Grazie, Edoardo. Cotoletta dove vai, vai, è sempre diversa. Piero. I tortelloni sono buoni, l'unica cosa, la pasta si sente che non è fatta a mattarello. E vabbè, cosa facciamo, le ammazziamo? Le sfogline sono un valore aggiunto, andrebbero tutelate e andrebbero valorizzate. Vado in cucina un secondo. La nostra tradizione si fonda sui primi piatti e la pasta deve essere rigorosamente tirata a mattarello. Ho una domanda, sono paste fresche lavorate con il rullo? Se riesco bene o male la tiro a mattarello.
Grazie. Non mi dispiace il sapore, però sono banali. Io vorrei andare a vedere nelle cucine loro se veramente vengono fatte le paste a mattarello. Piero ha criticato quasi tutti i piatti, non so se è strategia, comunque molto critico, forse anche troppo. Elisa. La ricotta dentro è buona, la salvia si sente, pasta abbastanza rugosa, giusta. Questo ragazzo sa fare la pasta fresca, bravi ragazzi in cucina. Sono contento che Elisa ha fatto i complimenti sulla pasta fresca, perché comunque tutta la pasta la facciamo noi. E per me è importante, perché qua tanti anni fa c'era mio papà e spero che mi possa vedere. Noi siamo qua sempre con te, quindi stai tranquillo. Uno, due, tre, quattro, via. Dessert, signori? Zuppa inglese, fior di latte, crostata con crema al limone e meringa. Fai un bel semifreddo. Dolci fatti in casa? Sì. Va bene, assaggiamo. Prego. Grazie. Com'è andata? Guarda, è andata abbastanza... Hanno scassato un po' i maroni, eh. Com'è questa chiusura di pasto? Razioni versione A14, quindi belle potenti. E per me il fior di latte troppo dolce. Il dolce m'ha lasciato un po' così. Eccomi qua. Grazie, Edoardo. Prego. Quanto abbiamo speso questa sera nell'osteria La Lanterna di Edoardo? 143. 146. Io penso che siamo sui 135. 140. Onesto. Ci sta. Osti, vi chiedo adesso di dare il vostro voto da 0 a 10 per le quattro categorie. Prendo i taccuini? Andiamo, pronti. La location ho dato 6 perché mi è piaciuto parecchio l'ambiente, ma c'era un po' di divario tra la prima sala rispetto alla seconda. Al menù ho dato 7 perché se lo meritano. Ho mangiato bene. Al servizio ho dato 7 perché i giovani vanno premiati. Al conto ho dato 7 perché mi è sembrato un conto in linea con le osterie di Bologna. Il giovane Edoardo ha saputo portare il clima allegro dell'osteria in un ambiente curato e accogliente. La location vale 8. Manca un po' di guizzo in cucina. La tradizione c'è, ogni tanto si può uscire dagli schemi. L'osteria della Lanterna totalizza 79 punti e si posiziona al primo posto della classifica parziale. Edoardo ha dimostrato che anche i giovani possono essere dei bravi osti. Passeggiando sotto i portici bolognesi si raggiunge la terza osteria in gara. Ecco. Si tratta di un pilastro della cucina della città, la Trattoria Da Me di Elisa. Osti, Trattoria Da Me, l'osteria di Elisa. Molto visibile come locale, tutta vetrata, sembra quasi un negozio. Piero, 1937, quindi insomma c'ha una storia. Siamo finalmente Alessandro sotto i portici di Bologna, patrimonio dell'UNESCO. Un buon equilibrio fra antico e moderno, questo connubio fra l'insegna anticata e l'insegna degli anni 70 originale che io ricordavo. Buonasera signori. Ciao Elisa. Benvenuti da me. Osti, la vostra terza ispezione, questa volta nell'osteria di Elisa, e io e te invece andiamo a vedere le tue cucine. Pronti Ale. Buona ispezione. Andiamo. Grazie. Prego. Direi che non ci sono dubbi che siamo nel ristorante di una donna. No, il tocco si vede. Il tovagliolo, la mise en place, la scelta del bicchiere, tanto troppo eccessivamente femminile. Mi aspettavo un po' più spartano, ecco. Una cosa così, già solo a muovermi rompo tre bicchieri ogni volta che mi giro. Sembra una sala chirurgica. Sono leggermente pignola nella pulizia. Vedo tutto chiuso, pulito con l'elastico per non sporcarsi. Sì. Hai una cucina dove mi piacerebbe lavorare. Wow. Tuo nonno sarebbe fiero di te. Grazie, non mi fa commuovere. Ma la verità. È stato il complimento più bello in assoluto che mi potesse fare. Vedo lì le fotografie del nonno che ha aperto l'osteria. Sono letteralmente impazzito. Quando ho visto le cameriere con il grembiulino bianco, la crestina in testa, ho pensato sarebbero perfette se le riproponessi al cambio. Raccontami un po' questo ragù, come lo fai? Sedano, carota e cipolla, facciamo soffriggere benissimo. Andiamo a utilizzare la pancetta come prima carne. Mm-hmm. Dopodiché andiamo ad aggiungere il coppone. Come ultimo taglio usiamo il diaframma. Cuoce 12 ore. Si sente nonno qua, è anche nel ragù. Mi raccomando. Ci proviamo. Dai, vado a tavola. La Trattoria Da Me è un'osteria ricca di storia che si respira in ogni angolo del locale. A questo punto è ora di mettersi a tavola e provare la cucina di Elisa.
Oh, il capo. Buonasera. Come stai? Sono serenissima. Bene, ottimo. I tuoi sono colleghi avversari sono carichi? Sono agguerriti. Sapessimo noi, hanno paura. Allora, Osti, il menù. Vi piace questa impaginazione? Interna sì, esterna no. Semplice, niente di particolare. Si poteva fare di meglio, ecco. Eccoci, allora ci siamo. Piero. Io volevo ordinarti l'uovo cotto a bassa temperatura e il polpettone di mia nonna. Sì. Lamberto. Io vado con le lasagne. Non ci sono. C'è scritto solo di domenica, giusto? Sì. Io proprio la rispetto, la tradizione fino in fondo. Io solo la domenica è la giusto, mangio. C'è scritto. E quindi io prendo i tortellini in brodo e la tagliata di manzo. Io voglio provare la tagliatella al ragù e a seguire cotoletta alla bolognese. Tagliolino fino fino, baccalà, un po' di brodetto, due ceci e via. E via. Costina. Perfetto. Grazie mille, signori. Grazie mille, buona cena. Andiamo, girami bene questa. Fammi sentire il brodo. Voglio che si sentano di tutto i tortellini, vai. Vai, 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 vai. Allora, signori, tagliolino e l'uovo e il tortellino in brodo, una tagliatella al ragù. Buon appetito. Bene, signori, qui abbiamo l'oggetto del bonus, quindi il ragù alla bolognese con la tagliatella alla vista. Troppo ragù, carote tagliate volutamente, grossolane. Non mi piace servito nella fondina, più comodo in un piatto piano. La carota l'ha tagliata troppo grossa, Edoardo ha detto questa cosa, ha detto che la preferiva magari in un piatto piano. La carota, dici? Mandagli una carota. Sto studiando. Stai studiando, capito? Bene, tagliatelle, Edoardo. Stona quella carota tagliata così grossolanamente. Per il resto direi che ci siamo. Lamberto, tortellino in brodo. Buono. Torneresti a mangiarlo? Sì, assolutamente. Tutti contenti? Non riesco a sentire troppo. Piero, stai prendendo la scarpetta? Mm-hmm. Addirittura, vuol dire che qua ti stai entusiasmando questo piatto. Oh, grande. Aspe, guarda là, che meraviglia, questa è una cosa che apprezzo. Le tagliolini, mi sono mangiato il piatto, mi sono fatto la scarpetta e chi si è visto, si è visto. Perfetti. Ali, Piero ha detto che è eccezionale. Grande Piero! No, troppo morbida, no. Pronti. Polpettone, cotoletta. Ale, la tua costina, la tua tagliata. Signori, grazie, buon cara. Proseguimento. Ci saranno un sacco di cose che non piaceranno. Buono il polpettone. Tagliata. Tenera, saporita. Soddisfacente. Soddisfacente. Chiedo scusa, mi ero dimenticata di fare una precisazione. La vera cotoletta alla bolognese. Questa è una provocazione, però, più che una precisazione. Ha sbagliato a esprimersi perché è la sua interpretazione della cotoletta. E le ho sfidate sulla cotoletta alla bolognese. Uh-huh. Renderò schiaffoni su schiaffoni adesso, ma... Lamberto! Questa cotoletta è veramente molto saporita, secondo me si sente molto formaggio sopra, pur riconoscendo che è una cotoletta alla bolognese. Che cavolo stai dicendo? È una cotoletta un po' asciutta, continua a sostenere che la cotoletta alla bolognese è un'altra cosa. Questa gliela devi dire a Elisa, però, eh? Scusa! Mi chiami Elisa, per favore. Grazie. Arrivo! Pronti? Eccoci qua. Eccoci Elisa, qua. Allora, tu prima hai gettato il guanto di sfida che non certo. avevi, ma quindi il canovaccio di sfida. Canovaccio di sfida, sì. Per me la cotoletta è un'altra cosa. È con l'osso, molto più alta, ha una glassatura sopra goduriosa. Nella vera cotoletta alla bolognese ci andrebbe una sporcatina di pomodoro sopra. Scusami, Edoardo, nella tua la sporcatina di pomodoro no, io non ce la metto. Ah, okay. Io non la vendo come la vera. Dico che... è una delle migliori. Ma mi sa che la mangeremo domani, quella vera. Adesso vediamo da Lamberto. La mia è una cotoletta alla bolognese nazional popolare. Sono curiosissima di mangiarla domani, pur non mangiando carne, garantisco che sarò avida. E ora vai con i dolcetti. Cheesecake cachi con crambola de noci, una bavarese. Una crème brûlée e la zuppa inglese. Buona continuazione. Molto bene. Grazie. Recuperiamo con i dolci. No, non c'è niente da recuperare, ragazzi. Vabbè. Osti, conclusione del pasto. Normale. Lamberto. Un dolce molto dolce, non mi ha lasciato ricordo. Piero. Piacevole, però non l'avrei mai ordinato una crème brûlée in un'osteria.
Insomma, ragazzi, ci hanno massacrato. Ci hanno massacrato. Siamo una banda di emotivi che basta che parta uno in là e andiamo giù tutti. Bravo. Scusami, ma di tutto? Meglio. Non sono stato contento. Una squadra che, secondo me, anche solo per questo noi dovremmo vincere. Oh. Osti, quanto abbiamo speso stasera qui da Elisa? 145. Dico 148. 153. Abbiamo speso 165. Osti, abbiamo parlato tanto della cotoletta, tanto del ragù, quindi vi prego, sul vostro giudizio, di essere coerenti. Alla location ho dato 7 perché troppo ordine, troppa precisione a me tolgono un po' il fiato. Al menù ho dato 6 perché erano presenti molte cose, non della tradizione. Al servizio ho dato 7 perché era fatto da ragazzi giovani, frizzanti, con una gran voglia di fare. Al conto ho dato 6 perché sinceramente pensavo un po' meno. Qui c'è un sapore d'antico, quadri di vecchie pubblicità, foto di nonni, oggetti di recupero. Tutto guarda al passato ma con un occhio al futuro. Servizio giovane e cucina ricercata sia negli abbinamenti che nella materia prima. La trattoria da me si posiziona al secondo posto con 78 punti. Se da una parte Elisa lascia spazio alle emozioni, dall'altra sulla tradizione non transige, a costo di ricevere qualche critica. È da capire se il suo ragù, come si faceva una volta, sia all'altezza del bonus. Per l'ultima ispezione bolognese, Alessandro e gli osti sono ospiti di Lamberto nella storica e centralissima Osteria al 15. Osti, siamo di fronte alla nostra ultima osteria, quella di Lamberto, Osteria del 15. L'ingresso è assolutamente invitante, se io passassi entrerei. Vendita di vino a soldi con cucina. Non ho mai visto una scritta di questo genere. Io. Ma era tipica? Oddio, Lamberto forse ci dirà qualcosa in più. Lamboe! Come va, Lamberto? Una domanda però. Sì. Che cosa vuol dire vendita di vino a soldi? La vecchia osteria viveva solo sulla vendita del vino. Tu venivi da casa col tuo prosciutto, col tuo pane e tu entravi e dicevi voglio un soldo di vino e ti davano un bicchiere. E poi le osterie sono cambiate perché non è più remunerativa. Certo. Osti, vi ricordo che oggi è l'ultima ispezione. Io e te andiamo a vedere le cucine. Prego. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta. Molto, molto carino. Entro e avverto la classica osteria. Vecchi tritacarne, vecchi con la pasta, rubinetti da botte. Mi è piaciuto tanto che fosse così piena di ciaffe, come diciamo noi. Eccoci qua, Lamberto. L'ambiente mi ispira veramente una cucina di tradizione. Bolognesità al 100%. Possiamo dire che questo posto è almeno 30-35 anni che fa da mangiare nello stesso modo. Carina l'apparecchiatura con la tovaglietta di carta reinterpretata. Sotto vediamo cosa c'è. Ah, il gioco dell'occhio in cucina. Sì. Carina anche questa qua come idea. Avrei voluto punirlo per le critiche di ieri sera, ma non ci riesco perché è molto molto carina. Che poi se il tortellino vuoi mandare giù, puoi assaggiare anche il ragù. E che tu sei poeta che mi piace questa cosa. Eccolo qua il ragù. Questo è l'oggetto del bonus. Come lo fai? Ah, ragù lo fa la cuoca perché io non lo faccio. Rispetta la tradizione? Secondo me sì, soprattutto come sapore. Il mio ragù è più buono che sei, quindi il dubbio non esiste. L'ambiente familiare e simpaticamente confusionario è stato apprezzato dagli osti. La curiosità adesso è per la cucina di Lamberto. Osti, siamo qui da Lamberto. Che ne dite? L'atmosfera è assolutamente quella da osteria. Mi aspetto di trovare un menù tipicamente tradizionale. Ma secondo te che vanno a mangiare? Beh, la cotoletta sicuro perché c'è stata questa diatriba. Come è fatta, come non è fatta, piccola, grande, alta, bassa. Noi gli diamo la nostra, fatta bene. E poi sicuramente prenderanno la tagliatella ragù. Okay. Abbiamo paura di nessuno. Il menù mi delude parecchio. Avrei preferito trovare una bella pasta e fagioli invece che questo trionfo di scaloppine declinate in mille varianti. Di tipico qui non c'è assolutamente niente. Oggi ci vuole la musaruola. Oh. Poco bolognese, la definisco semplicemente orrenda. Eccomi di Lambe, Lambo anzi. Lambo. Sì, io prendo le lasagne vegetariane e tortelloni e carciofi. Per me è lasagna e a seguire cotoletta alla bolognese. Prendo un piatto di tagliatella al ragù e proseguo con la cotoletta alla milanese. Tu la prendi alla milanese? Alla milanese. Malefico.
Beh, no, è il menù, lo scelgo. Io allora a questo punto, beh, non posso rinunciare ovviamente ai miei tortellini in brodo. E poi voglio assaggiare la polpetta del 15 con patate. Mica sbagliato. Aspetta che ti faccio la tagliatella. Mi raccomando, non sforiamo i tempi. Il ragù ce l'hai lì, vero? Eccomi qua, la lasagna vegetariana. Tagliatella per il signore, la lasagna. E il tortellino in brodo per Alessandro. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Aspetta. Amore, sei in osteria e hai paura di rovinarti il gessato? Certo, ovvio. Un triplo petto. Aspetteremo le sentenze. Vedi un po' le facce. Sì. Allora. Della lasagna alla vegetariana posso dire che ho trovato delle verdure fresche, quindi io sono già soddisfatta e già contenta. Edoardo. Nulla da dire. Mi piace. Buono come ragù. Piero, com'è questa tagliatella al ragù? Mi piace la lunghezza della tagliatella, trovo che sia molto liscia e il ragù macinato troppo fine. Per me è un no. Il ragù era troppo smorto. Signori, scambiamoci i piatti. Piero sulla tagliatella, per lui è un no. Paragu al coltello, è molto orgoglioso. Ma del resto con 30 coperte è facile. Sta gustando i tortellini, adesso vediamo se riusciamo a cogliere qualche indiscrezione. Cosa ci dici dei tortellini? Non mi dispiace il ripieno, però trovo sempre liscia la sfoglia. Elisa, invece questa qui che è la classica. Io prendo una frase che dice Lamberto: se dovessi tornare per la lasagna alla bolognese, non tornerei. Attenzione. Cattivissima. Prego. Il tipo di pasta, la besciamella, il ragù in se stesso non mi è piaciuta. Tutta Milano dentro quella cotoletta, mi raccomando. Le polpette più buone del mondo. È vero, okay? È vero. Tortellone e carciofi. Cotoletta Bologna, cotoletta Milano. La polpetta. Assaggiamo. Lambo, come ha guardato la cotoletta? Sicuramente male. Intanto dimmi com'è la cotoletta, Piero. La cotoletta non mi piace. Le patate anche meno. Io l'ho ordinata perché sono stronzo e volevo metterti in difficoltà. E tanto è stato. Da lui non ci tornerò mai più, ci passo neanche più davanti. Quando uno poi esagera, esagera. Edoardo, non posso non chiederti com'è questa cotoletta alla bolognese. Mi aspettavo qualcosina di più. E non questo formaggio sopra. Mi sembra squacquerone. Lo squacquerone, raga, non ci sta. Lo squacquerone noi lo mettiamo nella piadina, non sulla cotoletta alla bolognese. Piero? La loro sfoglina qui è fan di poche uova. Così guardando il colore è poco gialla la sfoglia. Ma così? O vuole fare la parte dello schizzinoso? Signora, come va? Bene. Volevo sapere quante uova per chilo di farina. Allora io metto 10 uova per chilo di farina. 10 uova intere? Sì, la stendo un po' col mattarello e poi la stendo con la macchina. La propria volta che lo sento anch'io, eh. Lui non è interessato, se gliele do la ricetta tra mezz'ora non se la ricorda neanche. Ha fatto un figurone. Ha fatto un figurone. Un buon oste deve sapere quello che ci sta all'interno dei propri piatti. Lamberto. Allora, sfoglia 10 uova per chilo. Prima allentata a mano e poi lei la finisce a macchina. La tradizione cosa vuole? Tirata a mattarello. Mia nonna diceva: quando apri la sfoglia ti devo vedere attraverso. L'ombra deve passare attraverso. Che meraviglia, questa è poesia pura. Fior di latte. Panna cotta liscia, tirami su. La zuppa inglese per il signore. Grazie. Buon dolce. Grazie. Grazie. Invitati tutti quanti per i quattro ristoranti. Quindi dico, spero e penso di aver avuto un buon consenso. Paragotta, Lisa. Hanno utilizzato la vaniglia. Quindi per me questo è un valore aggiunto. Edoardo. Giusta quantità di crema, di al kermes. Buona. Mi è piaciuta. Sì. Piero. È un buon cream caramel, che però non è un fior di latte. Sono due cose completamente diverse. No. Eccolo. Eccoci qua, Lambert. Secondo voi quanto abbiamo speso qui da Lamberto oggi? 86 euro. Secondo me 100. 105. Signori, abbiamo speso 119. Se lo volete vedere, controllare. Ah, attenzione, ho fatto un errore nella valutazione. Non ho contato il dolce. Chiedo scusa. Osti, saranno i vostri voti a parlare. Oggi si tirano le somme. Sì. Vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 7 perché mi è piaciuto tantissimo il posto, sono sincero.
Al menù ho dato 4 perché non mi è piaciuto. Credo che la tradizione debba essere trattata meglio. Al servizio ho dato 5 perché mi sarei aspettato un oste vecchia maniera, invece era molto sulle sue. Al conto ho dato 5 perché per la qualità del cibo mi aspettavo di spendere un po' meno. Siamo nella vera osteria bolognese, quella in cui non vedi l'ora di bere un fiasco di vino con gli amici. Mi aspettavo un menù più tradizionale, ma il rapporto qualità-prezzo non delude. Il ragù è vivace come il locale. Meriterà il mio bonus di 5 punti? Con 66 punti, l'osteria al 15 si ferma in fondo alla classifica provvisoria. Gli osti non hanno risparmiato critiche. Per loro la tradizione bolognese non è stata rispettata al 100%. Osti, è arrivata l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Qui c'è il nome del vincitore, ma per scoprire chi è dovete salire in macchina. Vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Per i 4 osti di Bologna è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Osti, è arrivato il momento della verità. A questo tavolo finalmente scoprirete cosa pensa uno dell'altro. Sono venuto a Bologna alla ricerca della miglior osteria e del miglior ragù e ho scoperto con grande sorpresa che quello su cui amate sfidarvi è la cotoletta alla bolognese. È arrivata però l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Io inizierei da te, Piero. Alza la cloche. Cosa leggi? 76. 76? Com'è andata secondo te? Bene, direi. Pensavo peggio. C'è una voce che ti sorprende? Qual è quella più bassa? Il conto, 15. Lamberto, quanto hai dato al conto di Piero? 4. L'unica insufficienza che ho dato in tutto il giorno. Per quale motivo? Perché sul menù c'era scritto il coperto e l'acqua e non sono stati presentati sul conto. Io qua ho visto anche un pochino di... Di strategia. No, è una cosa che noi facciamo in automatico. Noi facciamo pagare il servizio dell'acqua una volta sola. Il primo giro pagato non era comunque presente. Io ho portato 2 bottiglie. Da noi il cliente non richiede l'acqua. Siamo noi che prendiamo la bottiglia dell'acqua se è rimasto un quarto e la portiamo ancora e non gliela mettiamo nel conto. A noi piace regalare questa attenzione ai nostri clienti. Lamberto, veniamo a te. Alza la cloche. 66. 10 punti in meno di Piero. Non poco. La voce più bassa? La voce più bassa è al menù. 12. 12. Complimenti. Forse non è arrivato il tuo messaggio da osteria di tradizione. Come mai secondo te? Perché sicuramente il mio era il menù più attaccabile. Più nazional popolare, attaccabile. Elisa, quanto hai dato al menù? Ho dato 4. Perché? Perché hai un'aspettativa altissima da te, cioè tu sei proprio il bolognese doc e quando mi sono ritrovata la tagliatella con quella fattezza... Lamberto, sei deluso da questa cosa? Sì, sono molto deluso perché secondo me sono veramente stati, devo dire, sgarbati. Perché se parliamo d'osteria, la mia location secondo me non bastavano i numeri da mettere qua. Però do atto che si vede che non gli è piaciuta. No, non è vero che non è piaciuta. 7 è il voto più alto che ho dato. Io alla location ho dato un 8. Io personalmente gli ho dato 9. Ti ringrazio. E anche le tue polpette sono speciali. Grazie. Edoardo, veniamo a te. In che posizione pensi di essere? Forse 1 o 2 punti sopra o sotto, molto vicino a Piero comunque. Alza la cloche. 79. 3 punti sopra Piero. Eppure qualcosa non ha soddisfatto i tuoi colleghi. Forse poca tradizione nel menù comunque, vedo 19. Piero, quanto hai dato al menù? 5, perché mi ha convinto molto di più la parte tradizionale e molto meno invece la parte creativa. Quanto è data la location? 6. Pensavo di più. Mi è piaciuta molto di più la prima sala, che è molto più caratteristica rispetto che alla seconda. Elisa, è il tuo momento. Alza la cloche. Cosa leggi? 78. Un solo punto ti separa da Edoardo. Cosa pensi che non sia piaciuto? La tua osteria o la tua filosofia? E a chi non è piaciuta? Beh, credo che non sia piaciuta in particolar modo a Lamberto. Forse non proprio. Piero, quanto hai dato al menù?
6. Cos'è che non ti è piaciuto? Cos'è che non ti ha soddisfatto? Mi sono regolato in base a dove avevo mangiato meglio. Forse col senno di poi valeva sicuramente un punto in più. Al momento Edoardo è a punti 79. Segue Lisa con 78, Piero con 76 e infine Lamberto con 66. C'è ancora il mio bonus, ovvero un premio di 5 punti assegnato a una peculiarità che vi accomuna tutti quanti, il ragù. Complimenti a tutti innanzitutto. Grazie. 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 Dopo averli assaggiati, ho apprezzato per gusto, sapore e consistenza quello di Piero. Grazie, saranno contenti in cucina. Con il mio bonus, Piero vai a 81 punti e scavalchi sia Elisa che Edoardo. Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio di voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Qui c'è il nome del vincitore, ma per scoprire chi è, dovete salire in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Gli osti, su un van dai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso la miglior osteria di Bologna. Per te quindi è quella la tagliatella e il ragù fatto con eccellenza? No, quella è la tagliatella per uno studente di Lecce che viene in compagnia con uno studente. No. Se lui fa la tagliatella per lo studente che arriva da Lecce, non va bene. Perché facciamo una tagliatella che non è vera. Ci intendiamo, per la città non di Bologna. È che la mia tagliatella, adesso se parliamo, una tagliatella no, che la prendi e la butti nel russo. Sì, però te l'hai detto te. Tant'è vero che sul ragù ha speso parole per tutti, anche Alessandro. Però io mi aspettavo qualcosina di più. Io ho dato 7 a te perché credo che sia un voto anche incoraggiante. Però è paradossale che tu abbia dato un voto di cucina più alto a lui rispetto a quello che tu hai preso. Mi è dispiaciuto perché secondo me, quando hai assaggiato il mio ragù, quando hai assaggiato il tagliolino al baccalà, hai avvertito una qualità in quello che facciamo. Mi sei caduta sui dessert. Tu hai parlato tanto di tipicità, tradizione, così, però c'era solo la zuppa inglese. Edo, lì avevi paura, mi hai dato i voti bassi perché hai detto teniamola giù che questa è pericolosa. Cosa ho dato? 6? Potevi darmi 7, maledetto. Tra i ristoratori continua il confronto. Ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha ribaltato il risultato finale della sfida. È di Elisa la miglior osteria di Bologna. Il bonus di 5 punti per il miglior ragù è andato al ristorante Al Cambio di Piero. Elisa, la tua è la migliore osteria di Bologna perché portate avanti i piatti della tradizione. Grazie. E sono sicuro che tuo nonno sarebbe molto orgoglioso di te. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Complimenti. Classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto la trattoria Da Me di Elisa, al secondo posto il ristorante Al Cambio di Piero, al terzo posto l'osteria della Lanterna di Edoardo e all'ultimo posto l'osteria Al 15 di Lamberto.